Di avere seconda e unica e ultima in Italia una mostra desiderata, voluta, autorizzata in quanto originale dalla Fondazione Dalì, dai Musei Dalì e dal Ministero della Cultura spagnolo. Un'occasione per conoscere un artista che, pensate, diceva sono io stesso un'opera d'arte, un artista che è poliedrico, vanitoso, straordinariamente curioso, che davvero ha fatto dell'opera d'arte un racconto in mille sfaccettature, che utilizzava tutti i mezzi dei mass media, li utilizzava per sé e tramite sé per raccontare poi davvero un'epoca. Lo vediamo in una mostra che ho trovato, oltre a ogni mia aspettativa, elegantissima, alla quale sono anche grata, non solo perché come sempre Catania viene scelta per una mostra, ma perché è stato rispettato il nostro museo civico, che parla in un dialogo continuo tra arte antica e arte moderna, arte contemporanea, quindi è ancora possibile valorizzare i nostri musei civici, le nostre collezioni. Un itinerario dove è possibile essere direttamente, personalmente guide all'interno di questa mostra che si lascia scoprire e anche interpretare. Io devo dire sono affascinata dal percorso e mi piaceva moltissimo arrivare addirittura a questa quarta dimensione. Lui auspicava l'immortalità e in questo straordinario olio, che tra l'altro è la prima volta che viene esposto in Italia, appunto lui cerca l'immortalità, cerca la quarta dimensione, e in un momento per noi così significativo, come diciamo sempre con il mio sindaco, meglio definire l'esurgo, mi sembra anche un buon modo per completare questo percorso dove anche da lì ci porta. Con Salvador Dalí mismo, porque el periodista le pregunta qué hay detrás de un personaje excéntrico que ha creado, bueno, que ha creado un personaje, qué hay detrás, y esta muestra nos dará las respuestas. No hay una sola respuesta, sino que cada espectador puede tener su propia respuesta. Thank you.
Solidarità, sempre pari, Gesù è l'unico.